deve, sono venuto su di qua, al minimo gli faccio un cazzo di trazione con la gomma sgonfia, eh? Prevedete, siamo andati a 10. Adesso gli ho detto andrà su da sola. No, no, te lì ti sei seduto e gli hai dato quando eri su sul sasso. Era già seduto. Pattinato, sì, seduto. E perché c'ho sempre il dubbio se sono sempre da pompare i salti o no. Tu il salito devi pomparlo prima, non dopo. Perché tu sei così, ma il tuo peso già pompa la coltivazione. Ah, ok. Cioè tu quando vai su che gli dai il gas, il tuo movimento è questo, Ok, ok. Hai fatto giusto, hai fatto. Oh! Sei arrivato là, hai fatto il tanto, hai fatto il sasso che neanche c'era. Okay. Prima invece sei arrivato lì, sei dato conto di vedere se va su. Non ti porta, specialmente quando è bagnato così. Sì, mi piace il cinese. Lì hai bisogno di aprire, arrivi contro il sasso, chiudi un attimino, paf, lo riapri. Un'altra cosa che mi sembra di aver capito è che è meglio gestirla in discesa quei giri del motore, o sbaglio? Acceleri tanto prima e poi gestisci in discesa il motore, no? È che lo fanno spegnere, perché magari facci che si spegne. No, è che se vado in accelerazione lei è sempre che si impegna. No, no. Invece io uso il volano così, no? Devi usare la frizione. Sì. L'acceleratore devi sempre sentirlo, perché è troppo giù, ma molto che è molle, le fa puff. Allora tu lo tieni quando senti il motore giù. Ma non! E la pressione non va mai schiacciata tutta quanto va tenuta in come se scivola. Sì, sì, sì. Perché se tu al momento che la tiri, la molli, lei cambia trazione. Sì. Invece se tu la tiri sempre in tiro, colpo, no? Ormai rimane la frizione che ti lascia andare. Okay. Oh. Abbiamo fatto praticamente i sassi noi.